Ben ragazzi, quindi benvenuti in questo nuovo video, in questo video per andare a parlare un po' di calciomercato di oggi. Allora, diciamo che per ora ho raccolto comunque poche notizie, visto che comunque ci sono, come dicevo, le partite, e probabilmente tra, diciamo, la sera tarda di oggi e domani ci sono veramente tantissime notizie, tantissime ufficialità. Soprattutto ufficialità, ragazzi, adesso vorrei parlare di quello perché comunque siamo alla fine e quindi parlare di notizie mi sembra un po' così. Ultimi video di calciomercato perché comunque sapete che ovviamente con la chiusura poi non ci sarà più nulla di cui parlare. Faremo comunque un video sporadico, comunque vediamo un po', però adesso parliamo un po' ragazzi, diciamo, di calciomercato, perché è ufficiale Chong al Club Bruges. Club Bruges che comunque sta facendo veramente dei colpi in palio, è arrivato Dost, è arrivato comunque anche Dirar qualche giorno fa, colpi ragazzi veramente di alto livello, e anche Chong sicuramente un ottimo profilo ragazzi, giocatore che comunque in questa prima parte stagione ha giocato al Werder Brema, esterno, centrocampista, comunque trequartista, più che altro centrocampista classe 99 che arriva in prestito dallo United, profilo ragazzi comunque molto intrigante, di prospettiva, che deve un attimo trovare la sua dimensione, ma che secondo me potrebbe sicuramente far bene, in una squadra comunque come il Club Bruges che ha fatto diversi acquisti importanti, anche diverse cessioni importanti, abbiamo parlato di Diatta, abbiamo parlato comunque anche di... Adesso mi viene mai in mente come si chiama quello lì, comunque altri sono importanti, ma ripeto, comunque si sta anche rinforzando in maniera importante. A questo punto parliamo però anche di Serie B, perché il Brescia sarebbe molto vicina a Payaz, esterno, attualmente proprietà del Cagliari, giocatore comunque che interesserebbe molto, e il Brescia sarebbe vicino alla chiusura, quindi potrebbero esserci novità ovviamente nelle prossime ore in tal senso. A questo punto direi che possiamo spostarci in Serie C perché sono diverse notizie importanti. Allora, parliamo un po' di Renate, perché Renate vuole comunque cercare di risistemare, completare la rosa in vista comunque della chiusura del calciomercato e si punta due profili per quanto riguarda l'attacco, Tupta e Cannavò, entrambi giocatori che secondo me potrebbero essere interessanti, Tupta attaccante di proprietà del Verona che attualmente trova l'Ascoli in B, sicuramente profilo che per la Serie C potrebbe fare veramente molto bene, giovane, molto intrigante, ma come anche Cannavò, classe 2000 di proprietà comunque dell'Empoli, attualmente alla Vispesa, è un profilo che interesserebbe molto, ripeto, al Renate che vorrebbe rinforzare il reparto offensivo. Vediamo che arriverà dei due, se arriverà ovviamente qualcuno. Poi ufficiale Gusu rinnova con la Libero-Neffe, quindi rinnovo comunque importante in casa Albino-Neffe, triennale di contratto per lui, quindi rinnovo. Come dicevo, quindi in casa Albino Leffe. E chiudiamo con due ufficialità, quindi diciamo video breve, ripeto perché ci sono poche notizie incredibilmente, ma più che altro perché voglio parlare dell'ufficialità, non tanto delle notizie, perché ormai parlare di notizie mi sembra abbastanza inutile visto che manca un giorno. Ufficiale Cernuto alla Paganese, ieri avevamo parlato, anzi stamattina avevamo parlato comunque di una chiusura praticamente della trattativa che è arrivata. Ufficialità, difensore classe 92 che arriva a titolo definitivo, tra l'altro da Triestina si parlava di prestito qualche ora fa, invece a titolo definitivo, operazione comunque importante, giocatore che piaceva anche alla Vibonese, difensore di categoria che sicuramente va a rinforzare la Paganese in vista della salvezza. Ufficiale Di Gennaro al Cesena, centrocampista classe 88 che arriva a titolo definitivo anche lui dalla Lazio, giocatore comunque firma un semestrale con Cesena, rinforzo comunque importante, ragazzi, veramente un rinforzo importante per un Cesena che comunque alza il livello tecnico della rosa con Di Gennaro perché è un centrocampista di grande esperienza, comunque ha fatto diverse piazze importanti, tra cui anche Salerno, è ragazzi veramente un colpo per la Serie C e per una realtà come quella di Cesena veramente importante, quindi sicuramente ragazzi, ufficialità molto molto importante in casa Cesena. A questo punto mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video, ciao ragazzi.